Finalmente questo primo disco di cui siamo molto orgogliose, molto felici, e abbiamo incluso all'interno di questo primo disco 12 tracce. Molte delle canzoni che sono contenute al suo interno sono delle canzoni che abbiamo portato a spasso in tour per questi 3 anni di sodalizio fra me e Federica in tutta Italia, e abbiamo cominciato a dare a queste canzoni un senso, un valore intrinseco per noi, e abbiamo deciso di dare uno spazio anche all'interno di questo disco che è stato arrangiato da Arcangelo Michele Caso e di cui siamo veramente molto felici. I brani che erano un po' nudi, hanno fatto 2 anni e mezzo in giro per l'Italia che avevano preso un po' troppo freddo, avevano bisogno dei colori, dei vestiti per essere dei brani proprio veri. Quindi Arcangelo ci ha aiutato ad aggiungere orchestre, batteria, basso, grazie a Gennaro De Concini che ha deciso di produrre questo disco, che è uscito con Aeropo Records a luglio, e adesso abbiamo l'onore di poterlo cantare e sì, di poterne parlare insieme a Teatro Bellini a Foyer. Abbiamo scelto gli inediti veri, diciamo, quelli che cominciano a camminare adesso, anche perché paradossalmente sono poi quelli che ti emozionano anche di più. Questi sono i brani che raccontano delle storie scritte ultimamente, quindi che senti tu, e sono Isabelle, Marisao, Omela, Cucciola d'inverno, perché abbiamo una ospite, non potremmo dirlo, ma ve lo stiamo Vabbè, io dicendo. diciamo che Catres, andate ad ascoltare se non la conoscete, una cantatrice di cui noi ci siamo innamorate in questo percorso, e abbiamo deciso di farla nostra in qualche modo, quindi inserendola in questo disco, in questo brano. Ci ha dedicato appunto lo special di questo brano nel suo dialetto siciliano, e poi finiamo con L'elogio della lentezza, un brano di cui uscirà presto il video, e quindi volevamo Con la così regia di rinfrescarci. Stefano Aletto, un grandissimo videomaker che lavora a Milano. Noi siamo state al freddo e al gelo soltanto per voi. Prossime tappe del tour dove possono venire ad ascoltarvi? Sì, noi adesso partiamo come al solito e saremo a Taranto, a Monopoli, vicino a Bari, saremo a Foggia, e poi saliremo al nord, saremo in Emilia Romagna, a Bologna, poi a Milano e ovviamente a Napoli, saremo il 6 novembre, anche il 18 novembre, e insomma poi nell'entroterra campano e poi abbiamo Chieti, Ancona, gennaio, comunque basta l'abbiamo che fino alla primavera. Seguite la nostra pagina, noi siamo molto puntuali nell'informare sui nostri live, perché ci teniamo tantissimo che tutti possano essere a conoscenza di dove noi ci troviamo. Noi vi ringraziamo per aver seguito questa intervista e gli ascoltatori di Napoli Zone, i video amatori di Napoli Zone. Seguite Marlene e noi seguiremo voi. Ciao!